Parisi, terza serata alle giostre dello chef. Eh sì, questa sera continuiamo col nostro ciclo con i personaggi importanti in memoria dello chef Vittorio Gambardella. Questa è la terza serata, come raccontavi, è sempre una grande emozione, quindi siamo tutti qui anche questa sera. Abbiamo l'onore di avere Franco Pepe qui direttamente da Cagliazzo, Antonino Maresca, un notissimo pasticcere molto bravo che anche lui fa parte del nostro progetto, e grazie a tutti per essere venuti qui. La prossima serata, per scoprirlo, lo troverete sulla pagina Instagram, quindi basta seguirci lì per capire chi sarà il prossimo chef stellato che arriverà da noi, o maestro pizzaiolo come in questo caso di Franco Pepe. Grazie a tutti, grazie anche a TV City che ci è venuto di nuovo a trovare. Queste serate in particolare abbiamo un menù degustazione dove una parte delle portate vengono fatte dagli ospiti della serata, quindi questa sera in particolare da Franco Pepe e da Antonino Maresca per il dessert, e l'altra parte dei piatti vengono fatti dallo chef residence, così si ha la possibilità di assaggiare più piatti e da sentire proprio la mano dello chef nel piatto. Bellissimo che con il nostro saper fare possiamo partecipare a un qualcosa che oggi diciamo si parla di beneficenza, no? È bellissimo che noi possiamo attraverso il nostro prodotto creare delle emozioni in palato al cliente, e poi dietro c'è una causa giusta, e questo per me è una cosa bellissima che lo faccio spesso e mi riempie tantissimo di energia proprio per quello che faccio, per il percorso che faccio di lavoro. Stasera propongo soprattutto una pizza fritta che si va a integrare con i piatti dello chef e del pasticciere Antonino Maresca, e presento Sensazioni di Costiera, dove ci sono i profumi della costiera, e la scarpetta fritta ripropone la scarpetta al forno che faccio da pepingrani, dove ci sono i sapori del piatto di pasta con formaggio e pomodoro. Assaggeremo la mille foglie, come dire, vorrei essere un cantastorie stasera, quindi evocare ricordi, cercare di mettere a proprio agio ogni persona con un dolce semplice però che emozioni, quindi sarà una mille foglie un po' diversa, che sarà servita con un gelato al pistacchio, olio, sale e pepe, e una granita con un liquore di kumquat. Abbiamo mangiato benissimo, benissimo, dove appunto dall'entrée fino al dolce abbiamo potuto apprezzare la maestria del maestro pizzaiolo Franco Pepe, poi del pasticciere Antonino Maresca e del maestro Andrea Vitiello. Tutto armonioso, veramente prelibato, uno spettacolo come poi è il solito di MM. Complimenti a Giorgio per l'iniziativa che, ripeto, si sposa con la solidarietà. Penso che sia una grande iniziativa e veramente una dimostrazione di umanità.